Buonasera a tutti, buon anno e ben ritrovati con il corso di giornalismo per l'Università del Tempo Libero. La scorsa volta abbiamo parlato delle fonti giornalistiche, questa sera parleremo del giornalismo sportivo. Che cos'è il giornalismo sportivo? È una categoria giornalistica inerente l'argomento dello sport. Diciamo che il mondo dello sport un po' mondo a parte, e per organizzazione, e per linguaggio, per storia, per tecnica, per stile. Diciamo che non si può far parte del piccolo mondo degli scacchi se non si è uno scacchista, una persona capace di giocare a scacchi, ma puoi tranquillamente far parte del mondo dello sport pur non essendo uno sportivo praticante. Puoi tranquillamente appassionarti a questo ambiente. Sicuramente l'informazione sportiva è un'informazione molto settoriale, nel senso che organizza le informazioni per un pubblico di sportivi e non esce al di fuori di questi limiti, di questi confini. Inoltre, l'informazione settoriale abbraccia diverse figure come l'atleta, lo sportivo, il giornalista, lo spettatore e anche il lettore. Ma diamo un'occhiata a quella che è la storia dell'informazione, sportiva in Italia. Dunque, le origini della stampa sportiva in Italia risalgono alla seconda metà dell'Ottocento, quando il primo periodico sportivo era il bollettino trimestrale del Club Alpino di Torino del 1865. Poi, quando nelle scuole è stata in qualche modo introdotta l'educazione fisica, quindi l'attività motoria, lo sport è diventato molto più seguito, un'attrattiva per molte più persone. Il 3 aprile del 1896 ricordiamo che fu fondata la Gazzetta dello Sport, oggi ancora famosissima. Dopo la Prima Guerra Mondiale, lo sport si trasformò in un vero e proprio fenomeno di massa. Le persone seguivano lo sport in maniera accattivante, in maniera costante. Anche la politica passò un po' in secondo piano. Con la caduta del fascismo in Italia c'erano totalmente quattro periodici sportivi, quali erano la Gazzetta dello Sport di Milano, Tutto Sport a Torino, Corriere dello Sport a Roma e Stadio a Bologna. Negli anni 50 e 60 poi si aggiunsero il Corriere della Sera e Il Giorno, che ampliarono lo spazio e le pagine dedicate allo sport, a questo nuovo interesse che l'Italia si ritrovava a coltivare. Ancora, andando avanti negli anni, la radio e la televisione hanno giocato un ruolo fondamentale perché le Olimpiadi, i mondiali venivano insomma seguiti e raccontati in diretta. Oggi con internet vediamo che possiamo tranquillamente seguire una cronaca, ad esempio sportiva di calcio, anche su internet, perché le cronache sono aggiornate in tempo reale, quindi automaticamente ci sono stati, ci sono state delle evoluzioni, sono stati fatti dei passi in avanti sotto questo aspetto. Adesso però passiamo alla tecnica e allo stile. Sicuramente il giornalismo sportivo si caratterizza soprattutto per il frequente uso di metafore. Il giornalismo sportivo è così, il giornalista ricorre continuamente a metafore, cerca di diffondere la notizia, l'avvenimento, l'informazione insieme alle classifiche, alle statistiche, agli approfondimenti e persino alle immagini. Deve avere questa capacità, questa intelligenza di fondere il tutto. Non è facile fare giornalismo sportivo, anche se lo sport è stato il banco di prova di diversi giornalisti, me compresa. In passato ho condotto dei TG sportivi, delle trasmissioni sportive.
Diciamo che il ruolo del giornalista sportivo è molto ampio, è molto vasto, bisogna appunto organizzare scalette, approfondimenti, interviste, classifiche, è veramente, bisogna conoscere i giocatori. Nel mio caso io mi occupavo di calcio, quindi ho seguito anche qualche partita di basket. Però era il calcio che mi affascinava e quindi io conoscevo ovviamente le tecniche, le regole del gioco e automaticamente imparavi a conoscere anche le caratteristiche dei giocatori, quindi degli atleti, degli allenatori e tutti gli staff e lo staff tecnico che poi ne consegue di una squadra di calcio, lo sappiamo. Quindi per diventare un giornalista bisogna avere tre requisiti fondamentali. Il primo, come dicevamo prima, è la conoscenza delle discipline sportive a livello tecnico, la padronanza del linguaggio e il possesso di uno stile. Come dicevamo prima, il giornalismo sportivo abbraccia diverse metafore, tra quelle, diciamo, più famose c'è la zona Cesarini, che si riferisce ai minuti conclusivi di un evento sportivo, risultato ad occhiali, il famoso 0-0, il tiro telefonata e quindi, il tiro intercettato dal portiere, ed ancora succhiare le ruote nel ciclismo. Dunque, vediamo proprio che c'è una varietà di metafore, anche molto famose, come ad esempio c'è Gianni Brera, che viene ricordato per aver coniato diverse parole, ad esempio il deltaplano, rombo di tuono, la parola centrocampista, bipallico, incoronare, goleada. Ecco, è stato un uomo che ha rinnovato molto, più di ogni altro, la lingua del calcio. E io con questo vorrei chiudere questa lezione, per non appesantirla, magari poi ci ritorneremo sull'argomento più avanti. Vi auguro una buona serata e alla prossima.